Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Arresti in 8 regioni d'Italia, coinvolta anche la Sicilia. Numerosi gli indagati sono accusati di appartenere a un sodalizio criminale operante nei quartieri San Pio, Santo Spirito e Palese di Bari. Erano dediti alle estorsioni con modalità mafiosa. Continuano invece le indagini su quanto accaduto sabato sera a Catania. Esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro un'auto parcheggiata in via Capopassero a San Giovanni Galermo. I colpi sono partiti da una pistola calibro 7,65, due quelli che hanno raggiunto i finestrini di una Fiat Panda. Due invece poliziotti che si sono tolti la vita nel giro di pochi giorni in Sicilia. Il primo lavorava alla squadra mobile di Siracusa, il secondo era un agente della questura di Palermo. Entrambi si sono sparati un colpo di pistola. Altri 134 migranti in cerca di asilo sono arrivati a Lampedusa, 14 gli sbarchi in meno di 18 ore, con un totale di 595 stranieri. Ieri sera intanto nel padiglione 2 dell'hotspot si era verificato un principio di incendio. Grande partecipazione ieri pomeriggio a Torre Faro per dire no al ponte sullo stretto. La Federazione Unione Sindacale di Base ha dato adesione nazionale alla manifestazione, presenti delegazioni dalla Calabria e dalla Sicilia. E per questa mattina è tutto, il TG Flash ritorna alle 19:30 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.